Ciao a tutti da Mr. Green. Molti mi avete chiesto come posso riuscire a coltivare delle piante nel mio giardino anche se esposto molto al sole e se gli dedico poco tempo per la manutenzione e soprattutto per l'irrigazione. Quali sono le piante che possono essere utilizzate magari nella seconda casa al mare, su un terreno sabbioso, un terreno povero, e dove la mia presenza non è sempre garantita, quindi dove le innaffiature sono molto molto sporadiche. Però allo stesso tempo, per avere una pianta resistente, una pianta che possa fiorire tutta estate, che possa essere anche discretamente bella. Bene, la soluzione, una delle tante soluzioni, potrebbe essere data dalla pianta che stiamo per osservare adesso, cioè il dello sperma. È una pianta tapezzante di rapido sviluppo, fiorisce in maniera molto abbondante tutta estate, ama il pieno sole e vive, come in questo caso, in terreni aridissimi, cioè terreni che non vengono mai annaffiati dall'uomo, ma che ricevono l'acqua piovana quando capita. Qui siamo in Sardegna e in queste zone in estate piove veramente poco. La pianta quindi si deve adattare sfruttando quelli che sono i fattori, diciamo, climatici presenti, vale a dire l'umidità della notte, che riesce ad assorbire attraverso le sue foglie e poi a inglobare al proprio interno per far fronte ai periodi di maggiore carestia. Questa pianta si propaga con estrema velocità ed è sufficiente staccarne piccole porzioni di ramo, introdurle nel terreno, tenerle bagnate per i primi giorni, dopodiché radicheranno e creeranno delle nuove piante. La pianta riesce comunque a fare questa operazione spontaneamente e quindi a propagare in poco tempo larghe zone del giardino, purché non interessate da piante infestanti tipo la gramigna. Abbiamo detto che vive in terreni quasi impossibili per moltissime altre piante e che la fioritura la rende molto appariscente per tutto il periodo estivo. È una pianta che possiamo tranquillamente adoperare per il nostro giardino e senza problemi. Abbiamo visto che riesce a soddisfare un po' tutte le esigenze che mi avete elencato precedentemente, e con queste informazioni, che spero che vi siano piaciute, vi ringrazio e vi rimando ai prossimi video. Se vi è piaciuto, lasciate un pollice in su e iscrivetevi al mio canale. Ciao da Mr. Green e buona giornata a tutti.